Benvenuti a tutti, siamo qui a Varano dei Melegari, doppio appuntamento per quanto riguarda la stagione 2020, in cabina di commento Raffaele Lanza e Francesco Greco. Francesco, un weekend interessante, più che mai questo. Assolutamente sì, è appunto il 12 e 13 settembre, vogliamo ricordarlo, sempre qui a Varano con questo doppio appuntamento. Che dire, Raffaele, speriamo che sia un bel weekend, no? In onore della passione, come si dice. Passione gas, giustamente. Prima partenza per quanto riguarda il programma orario, abbiamo la BDB, classi leggenda e leggera, prosegue quindi la suddivisione in due griglie, no? Per quanto riguarda il trofeo, all'interno di leggenda e leggera, appunto di questa partenza, avremo anche il supermono, classe del trofeo del MES, trofeo motoestate. Ricordiamo, prosegue quindi l'interessante collaborazione con il Motoclub Ducale, no? Che ci ospita nel suo evento. Assolutamente, ci ha dato la possibilità a Filippo, che ringrazio tantissimo, di darci questa doppia possibilità, doppia griglia, dividere le nostre categorie interne con anche a livello di potenze, quindi con la leggenda e la leggera, e metterle insieme al supermono. Esatto. E quindi a brevissimo cominceremo a parlare anche di quelli che sono stati i protagonisti della griglia di partenza di questa prima gara qui a Varano per la BDB Leggenda Leggera in compagnia della Supermono. Marco Dall'Aglio e Domenico Moretti, due nomi importanti che tengono alto il sogno di questo campionato. Sono qua con tutti e due, finalmente rivediamo in pista Domenico Moretti, siamo molto contenti di vederti e vedere che comunque stai bene. Che ci vuoi raccontare? Che cosa vedi dall'ultima volta, perché sei mancato un pochettino, come ti è sembrata il cambiamento e poi raccontaci delle modifiche che hai fatto alla moto. Modifiche non, nulla, la perfezione, basta, si cerca di sempre di migliorarsi. E il problema mio è che sono allontanato dalle gare perché ho avuto dei problemi al cuore. Niente. Infatti adesso ti avrei chiesto come stavi fisicamente. Niente di eccezionale, perché c'è una fibrillazione, però niente di particolare. Hanno resettato la centralina, Domenico. Esatto, mi hanno resettato la centralina. E ora sto bene, allora sono ritornato. Con questo coronavirus bisogna stare attenti, perché purtroppo, prendendo delle medicine, io sono più a rischio di altra gente. E allora ho cercato di evitare certi momenti più particolari. Sei soddisfatto? Ora si sta allontanando un po', sembra, speriamo. Di Marco, della prestazione, del mezzo, tutto? Marco è semplicemente duro, perché gli dico di andare piano e lui va più forte. E non so cosa devo fare. Bellissimo il feeling tra meccanico, costruttore e il pilota, che appunto di un livello comunque molto alto, e viene qua sempre, lo dico tutte le volte, a darci il gran gas, a farci vedere come si guida, perché tutti a guardare ovviamente il Pullman per la griglia leggenda leggera, Marco Dall'Aglio, appunto sulla stampa Moretti. Che ci vuoi raccontare, oltre che insomma è andata da paura, direi, no? Ma diciamo che è andata molto meglio dell'altra volta, perché stiamo purtroppo sviluppando questa motoretta che non abbiamo avuto il tempo di fare, la sviluppiamo nel piccolo tempo che abbiamo quando veniamo alle corse, e praticamente il motore è sempre quello, la ciclistica invece è un po' cambiata, e siamo riusciti, non voglio essere troppo perfezionista, però non è ancora secondo me al top, perché si può permettere di fare ancora meglio con quel telaio che ha fatto Domenico. Però sono contento, perché insomma, quello che volevo fare l'ho fatto, speriamo di farlo meglio anche domani. Ricordiamo il weekend di gara, doppia partenza per noi, quindi gara 1 la mattina e gara 2 il pomeriggio. Insomma, sì. Ci riservate qualche cambio di scenario, di modifiche, o comunque tenete sempre questo passo, diciamo, martellante sull'11, si può dire, no? Un 11, un bel tempo. Ma guarda, purtroppo, per il tempo che abbiamo avuto, e che per il tempo che adesso non c'è più, perché domani c'è già gara. Domenico sicuramente mi troverà qualcosa fuori stanotte per vedere se si fa un 11 più basso,
oppure un 10 sporco. Ma tanta roba Marco Dall'Aglio, venire qua a vederlo come guidare, e sempre alla fine, poi alla fine sembra che sta in sicurezza, io lo dico, sembra sempre c'ha margine più per dare quel pezzettino in più. Grazie di essere qua e speriamo che insomma vi divertiate anche voi. Anche noi, grazie. Ciao ragazzi. Eccoci qua con Sandro Gian Giacomo dopo tantissimi anni che non torna su questo circuito, e prima lo vedevo ha lanciato i guanti al parco chiuso, glielo deva. Ma che è te rode? Rimane senza freni. Come mai? Non lo so, forse i dischi, lo vediamo. Senza dita sei rimasto, no? Senza freni? Senza cervello. Stai a fare trovare scuse, stai a trovare. Non ci stanno scuse. Le scuse stanno là dietro. Che modifiche hai fatto, scusa, all'impianto frenante? Cioè, hai fatto qualcosa? Per ora ho cambiato l'olio e poi vediamo, però sicuramente sono i rischi. Ma quindi bene. Divertimento? Tanto, se sta bene con tutti quanti i ragazzi qua. Già ci conoscevamo, se sta veramente bene. È un piacere rivederti perché è tantissimi anni che manchi. 2015. Esatto. 2015. 2015, quindi insomma è bello rivedere che torna anche un certo movimento, no? Ricordiamo anche tuo fratello che era un grandissimo campione della Super Twin negli anni 90. Lui è il fratello, Sandro Gian Giacomo. Ti ringraziamo di essere qua. Diciamo che sei ritornato grazie a voi e al BRT, perché mi ha dato questa possibilità di venire a giocare, perché sennò me ne stavo a casa solo. Bello, team, piloti, tutti che lavorano all'unisono per fare per giungere al fine. Grazie Sandro. Grazie a voi. Eccoci qua con Piero Roma, finalmente ti ho convinto. No, scherzo, Piero Roma è un grandissimo, tra l'altro grazie per il lungo prima al... No, è passato, mi ha fatto un segno, ho detto ma che vuole, ma dai yes, e mi ha fatto fare un lungo. No, com'è andato? Oggi hai fatto uno step importante, sì, raccontacelo. Sì, dai, abbiamo migliorato ancora qualche decimo rispetto al mio best, in classifica siamo scesi, diciamo... Lo puoi anche dire, cioè lui gira con un Suzuki SV650 preparato con l'aiuto anche di Ezio, sì, ovviamente, di Ezio, scusa sì. Un attimo. Il tuo miglioramento, il tuo best per favore. Il best è di 12,8 con un ideal time di 12,5. Bella andare, ragazzi. Ma già, sì. Domani ci mettiamo lì e cerchiamo di prendere qualche altro decimo da quelli davanti. Anche perché davanti impari tanto, bravo, c'è gente che va forte, tra poco lo intervisteremo. Comunque per il resto ambiente tutto di tuo, di gradimento, sì, come sempre di compagnia e sempre col sorriso in faccia, dai. Siamo molto contenti che sei qui. Ci dispiace molto per Samuele che è scappato in un brutto incidente questa mattina e è dovuto abbandonarci, e lo salutiamo, ma sta tutto bene perché mi hanno confermato che sta tutto bene. E ok, grazie Piero, ciao. Grazie a voi. Ezio Rosbock, nuovamente grande appassionato da oltre 25 anni dentro questo mondo delle bicilindriche con le sue moto Suzuki, conosciuto in tutta Italia se non anche all'estero, è qua con noi e raccontaci quello che vuoi, Ezio. Beh, prima di tutto voglio ringraziare te e l'organizzazione qua di Saponettari, perché sta nascendo una gran bella cosa, sta crescendo. I tempi, anche la competizione in pista c'è, i tempi migliorano di giorno in giorno, cioè il livello è sempre più alto. Io vado sempre meglio, ma sono sempre più indietro. Perché aumenta la gente? No, aumenta proprio il livello, cioè stanno facendo dei tempi. Poi state pigliando campioni, ex campioni mondiali di Roma, perciò qua il livello sta andando forte. Bene, bene. E le tue moto si dimostrano molto competitive su questo tracciato qui a Varano? Sì, c'è Pierino che sta andando molto forte, è il bolla della situazione. Stefano è riuscito a scendere sotto 15, ha fatto 14 rotti, una buona cosa, cioè stiamo migliorando tutti quanti. Anch'io mi sono difeso con un 15,4 che non credevo di poter fare. Migliori ogni anno da siamo qua, ha iniziato col 19, 18, 17, 16, 15, cioè ormai pilotone, perché comunque 15 è tanta roba, cioè è un bel andare proprio a Varano. La cosa che non pensavo di poter fare. Beh, non è un tempone, i temponi sono alti, però con le mie moto hanno girato in 11,0. Esatto, ricordiamo Ezio è team manager e segue varie motociclette e corre anche lui perché ha una passione sfrenata per questo mondo, e congratulazioni e complimenti a te perché essere qua in momenti del genere è sempre un onore e un piacere per tutti noi. Ti ringrazio Ezio. Grazie, ciao. Se magna.
quando si pensa a Semagna viene in mente subito Massimiliano Porta, ovviamente, sì, è da ride, però è bello. Allora, stare qui tutti insieme, lo diciamo sempre, tutte le volte, cioè alla nausea proprio, no? Perché la cosa bella è che io e lui alla fine stiamo veramente battagliando, perché lui ha avuto un bello step, io uno steppettino, però c'ha avuto lo step più lui, quindi prima del parlare e mangiare. Che ci racconti come va, migliori passo passo ogni volta, no? Sì. Ogni turno è un secondo, oggi sono sceso addirittura di 3, quindi sì, abbiamo fatto delle piccole modifiche all'assetto, la moto risponde bene, mi piace sempre di più, quindi poi ho avuto un problema nella Q2 con la gomma al posteriore, sono rientrato al volo, ho montato la gomma vecchia e non sono riuscito comunque a scendere oltre quello che era il 21 fatto nella Q1. Per il resto adesso iniziamo. Che si fa adesso, dai? Allora, visto che il compleanno, festeggiamo oggi il compleanno del presidente del motoclub Saponettari, quindi il Greco, facciamo il nostro aperitivino solito. Aperitivo solito, sardo, come sì, ci piace a noi. E poi c'è la grigliata, no? Per stare insieme, certo, tutti quanti. E infatti stiamo riuscendo ad allargare pian piano quello che è la cerchia di amici, vedo, di piloti nuovi e poi gli amici anche. Qua c'è sempre più gente, quasi che non entriamo più nella collinetta. Esatto. Servirà un furgone per portare tutta la roba. Poi faccio Delmo, dacci un'altra collinetta. Bellissimo. Grazie. Penso che sarà sempre meglio. No, grazie a tutti. Grazie di essere qua dalla Sardegna, ricordiamo ogni volta. È sempre pesantissimo, esatto. Pesantissimo. Abbiamo trovato Fabio Ferri in giro per l'autodromo, sappiamo che non è facile strappare un'intervista da lui, ma facciamoci dire due parole così al volo. Ciao Fabio. Ciao ragazzi, sono timido per quello. Niente, weekend molto tribulato, ho dovuto saltare un turno e mezzo ieri, Q1. Sempre i soliti problemi col supermono, si è bruciata la pompa della benzina, abbiamo probabilmente una piccola crepa nella testa che butta sull'acqua, insomma tanti casini, però ho fatto un bel tempo in Q2, sono contento, 16.4, vicino al mio best che è 15.9, sono speranzoso per la gara se tutto funziona. Beh, nonostante sia timido, con tanti problemi, però sicuramente l'obiettivo è quello di far bene, ecco. Quello di far bene, e guardo il mio tempo, siamo in pochi, noi della nostra categoria con moto tutte un po' diverse, 6.90, 4.50, moto 3, pre-moto 3, tutto un miscuglio, quindi io guardo i miei tempi, voglio migliorare, basta. Grande Fabio, ci vediamo. Grazie. Ciao. E dopo aver avuto la parola direttamente con i nostri protagonisti, passiamo un po' a vedere quella che è la griglia, Francesco. In pole position Marco Dallaglio, Moretti, la sua moto, 1.11.494. Marco si prepara ad essere come al solito protagonista. Accanto a lui in prima fila Scagnetti, una supermono, numero 35, quindi Raimondi, numero 78, a chiudere la prima fila. Seconda fila Piero Roma, parliamo qui di una leggera, la prima della leggera, quarto posto assoluto per il pilota su Suzuki del team Ross Moto, quindi Alessandro Donostini accanto a lui, NCR, la sua moto 1.13.083, e Sandro Gian Giacomo a chiudere la seconda fila con il tempo di 1.14.353. Sì, un bel ritorno, questo in serie 1 BRT. Sandro, protagonista da sempre, ricordiamo poi fratello d'arte con Antonio che da sempre ha cavalcato l'onda per quanto riguarda la botte e quindi la Super Twin. In terza fila Stefano Scanavino, numero 10 per lui, altro pilota del team Ross Moto, quindi Matteo Morri, parliamo ancora di una Super Mono con il numero 14. A chiudere la terza fila il team manager, meccanico, preparatore e corridore Ezio Rosbock, 1.15.473. Ottimo il piemontese tempo per lui, tra l'altro. Si mette sempre in mostra e sta sempre facendo vedere i numeri. Quindi in quarta fila apre una supermono, quella di Dariano, numero 26, quindi Rossano Gualandi, altro ritorno importante e interessante con il numero 8. E quindi a chiudere la quarta fila Fabio Ferri, altra supermono, 1.16.426. Fabio Ferri, numero 7, ha mostrato anche nella gara precedente di poter dire la sua. Quinta fila abbiamo Lucas Fari, altra supermono, quindi Francesco Greco, Saponettari, una Guzzi, 1.21.129 con il numero 9, Massimiliano Porta dalla Sardegna con furore numero 69, 1.21.783, l'alfiere del Maurice Garage, e quindi chiude la in sesta fila una new entry, parliamo del numero 169, Andrea Maiola, 1.30.155. Francesco, tutto pronto, ci siamo, quindi semaforo che va ad accendersi a brevissimo, prima partenza quindi della BDB qui a Varano. Eccoci.
E ci siamo, gara 1 della Leggenda e Leggera in compagnia della Supermono che va a schierarsi, veramente pochi attimi ancora per noi, sì, i nostri vanno, eccoci, per riprendere posizione, no Francesco? Ci siamo, guarda che griglia. Eh sì, non male, direi, parecchia ci gente. Ci siamo, ci sono quasi tutti ormai, vediamo appunto che si va ricomponendo, doppia partenza ancora a Varano, quindi un 2020 partito con tutte le difficoltà del caso, ma grazie al MotoGP Ducale siamo qui oggi. Siamo pronti appunto, ecco, per il commento di questa seconda gara 2020, ma soprattutto prima gara per quanto riguarda l'evento qui di Varano. Tutti schierati, bandiera verde che scorre, è il momento dell'accensione dei semafori, è il momento dell'accensione del semaforo, tutto pronto? Partiti. Partiti, partiti. Guarda... Attenzione, decisamente tutti. Che succede lì dietro? Che succede lì dietro? È successo. C'è un volo, c'è un bel volo. Un bel volo. C'è qualcosa che non va. Ci sembra di conoscere la sagoma della. Dovrebbe essere Raimondi. Raimondi e un Guzzi. Esatto. Un Guzzi. Lo conosciamo questo Guzzi? Vediamo un po' l'onboard. Intanto c'è un problema. Vediamo ad una moto dietro. Dovrebbe trattarsi di Ezio. Visto all'ultimo, ecco qui il Badatrack. Che devo dire che è stata una cosa proprio che è successa tutta quanta in una frazione proprio di secondo. Di secondo, purtroppo sì, la partenza è un momento delicatissimo, sì, ne abbiamo parlato a lungo. No? Si rivede qui il replay a rallenti, e da dire anche Ezio che è riuscito a inchiodare, perché pure lui ha avuto un problema, no? Credo, un problema in partenza, esatto, però Ezio credo abbia avuto un comportamento diverso. Intanto la gara è andata avanti qua, vediamo un po'. E lì è andato Marco Dall'Aglio, come al solito, esatto, ha preso il comando dell'operazione con Samoretti. Dicevamo proprio per chiudere al volo sul fatto della partenza, momento delicato. Sì. E insomma, Raimondi poteva star più fermo, magari perché sono momenti in cui bisogna avere un comportamento statico. Esatto. Lì c'è poco da fare. Sì. Però è andata bene. Ne parleremo magari più avanti. Sappiamo, esatto, sappiamo perché... che Raimondi ha capito la lezione, quindi stiamo tranquilli così. E intanto ecco Marco Dall'Aglio on board, BTB leggenda, pole position per lui e come al solito ha preso il comando della versione. D'altronde Varano per lui è un po' il terreno di casa lì dietro. Diciamo ogni volta c'è Piero Roma, che lo Piero vuole Roma, insinuare, Suzuki, gambetta, esatto, lo vediamo un po', anche lui dovrebbe avere l'on board, vediamo il primo passaggio subito. Grande gara da parte di Marco, d'altronde guarda, è abituato dietro, a comandare Piero, le operazioni. E guarda un po' chi c'è Gian Giacomo lì dietro, bel gruppetto. Gian Giacomo, Scagnetti, Nostini, molto molto ecco vicini, qua. E c'è Scanavino, altra Suzuki, interessante quella di Stefano. Sì, Nostini Alessandro, vedi. Team Nosto Corsa, NCR Millona, guarda come... Come riprende il Supermono di Scagnetti. Però, sì, c'è da dire che Marco come al solito è il padrone di casa, no? Quindi poi quello che dico sempre io si tiene, intanto vediamo le immagini comunque da questi dal drone. È molto bello, e dicevo lui si tiene sempre mezzo secondo di margine, quindi però sarebbe bello adesso che magari Piero Roma lo va un attimo, eccolo a... Piero, esatto, eccolo, eccolo, vediamo se riesce a stare dietro. Piero tra l'altro partiva anche dalla seconda fila, c'è da dire questo, eppure non ha avuto timori reverenziali, no, è andato subito alla caccia. Devo dire che è partito bene, non so se lo può impensierire il Supermono, perché vedo che sta proprio lì attaccato, vedi il Supermono? Credo che esatto, Piero Roma a questo punto più che andare alla caccia di Marco lì davanti deve guardarsi le spalle, esatto, si sta facendo, perché Scagnetti e Gian Giacomo sono due clienti scomodi, la Supermono terreno come quello di Varano decisamente è molto 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 adatta, soprattutto anche pure Gian Giacomo è una bella gatta da pelare, perché comunque da notare che lui è fermo da molti anni, come si è dimostrato subito veloce dalle libere e dalle qualifiche, quindi ancora un board per Piero, vediamo, guarda adesso che ci combinano questi due qua dietro, e sempre Nostini che è lì, che anche lui ha sempre un bel guidare e una bella crescita. Ecco Gian Giacomo, tra l'altro,
Sì, Nostini, guarda, in più di un'occasione ha dimostrato di essere veloce, poi un po' la sfortuna qualche volta, tanti ritiri. Devo dire che quando una moto c'è, quando riesce, va forte. Alessandro è un pilota di rispetto, eccolo, è andato all'attacco, c'era quasi riuscito. Invece è passato, eccolo qua, è passato il La curva dopo. Sì. Vediamo se col motore, gruppetto a tre. C'è una bagarre qua in tre. Eccolo, Sandro, se avrà dettaglio e passa, passa. Sì, Sandro è passato. Sì. Però Roma, vedi, diciamo prima, no? Doveva essere un po' quello che andava ad impensierire dall'aglio. Invece a questo punto viene messo un po' alle strette da rivali, ma sicuramente saprà reagire alla grande. Sì, e direi che è quasi in surplus dall'aglio. Tu dicevi si tiene mezzo secondo, ma no, anche adesso, qualcosa di più. Ma sicuramente sì. Sa benissimo amministrare la gara, perché c'ha un'esperienza, penso sia uno di quelli che hanno più esperienza, no? E quindi assolutamente sa esattamente quello che deve fare, quindi perché andarsi a impiccare magari in situazioni scomode. Vediamo intanto. Guarda, io intanto darei un'occhiata anche a quello che accade alle spalle di primissimi, perché abbiamo appunto dopo Nostini che si trova in quinta posizione, dalla partenza c'è Scanavino. Attenzione, una moto in panne, credo che sia stato Andrea Maiola. Peccato, perché Maiola stava messo molto bene. La sua ST2, sì, aveva recuperato delle belle posizioni, credo, in partenza. Vediamo un po', ci sono degli onboard Massimiliano Porta. Hai visto, Rosbock è rimasto fermo lì, quello con Supermono fermo lì. E ha scavallato, intanto dietro è successo il patatrack. Sì. Adesso Massimiliano è passato bene. Sì, Massimiliano è passato bene. Andata, si è fatto la sua gara, bravo. Ecco qua, Nostini, ecco, hai visto? Nostini come ha evitato il. Guarda, il è brutto assai. Ci sono stati vari problemi. Non ottimo comunque la partenza di Nostini, che rimane attaccato a Gian Giacomo. E questo, ecco, Ezio, da qui si dovrebbe vedere il mio volo presidenziale, come dico. Una bella saracca, grazie Ezio che mi sei montato sopra, grazie. No, anche e soprattutto perché voglio dire, parliamo di un mezzo che non è leggerissimo. Vediamo, ecco, guarda, tutto... c'è anche la partenza dal drone, pim, lo vedi come... Meno male che non l'ho preso pieno, perché sennò, come dicevo io a Filippo, stavano ancora a decidere chi erano i pezzi di chi. Sì. Slow motion. E intanto guarda, slow motion bella per Massimiliano Porta. Porta l'anno scorso vice campione rookie, devo dire che continua in questa crescita, soprattutto di grande soddisfazione personale. Ha anche cambiato, perché la comunque... sua moto, la moto adesso ha una moto di BRT che gli ha fatto BRT, quindi ha un 4 valvole, motorizzato 810 se non sbaglio. Ecco Sandro nel frattempo, anche una bella slow motion per Sandro. Sandro, posso dire, lo vedo... Sta bene, Sandro sta in forma, si è divertito, quando si diverte è uno ancora che... Ancora un po' legato, tanto, perché Sandro è ancora più Roma, plastico. Che comunque è bella questa SV, hanno fatto un bel lavoro, molto bella. Gran moto. Gran moto, si vede che è agile, leggera, e poi Piero la guida bene. Ovviamente efficace. L'immancabile NCR che... fa un po' anche la differenza di stile, no? Come si suol dire, cioè una moto del genere. Gran moto. Mappa, sì, ci sono delle bellissime moto. Ha ripresa la gara, intanto. Intanto c'hai la fuga di Marco, dall'aglio ormai è andato via. Beh, sì. Un bel vantaggio, rimangono lì dietro Scagnetti, Gian Giacomo e Roma D'Arzio con Nostini che insegue. Scanavino che ci mette sgranato davanti, esatto. Sì. Poi c'è, ecco, intanto Massimiliano che si starà chiedendo: Ma dov'è Greco? Ma Greco, il presidente dov'è? Io purtroppo sono rimasto lì, tutto a posto. Vedi, si sta facendo la sua gara in solitaria, perché mi sa che davanti non ha nessuno o qualcuno lontano. Dicevo, i primi, Raffaele, hanno fatto un po' di spazio, no? Tra si è sgranata parecchio la situazione. Sì, il gruppetto dietro parecchio. Che parte da Scanavino, credo. Adesso purtroppo il gruppetto dietro non abbiamo degli onboard, perché Scanavino, Gualandi, Frey e Dariano e Morri sono senza onboard. Ecco, c'è Ferri, appunto. Fabio Ferri, dividiamo lì davanti. Ecco però, qua, infatti è dietro al gruppetto. Eccolo qua. Non sono molto lontani, grazie appunto a Ferri, Supermono.
e Ferri, vediamo, li sta tallonando, non è lontanissimo, abbiamo praticamente questi quattro piloti che si inseguono. Rossano Gualandi non sta andando assolutamente male, Ferri e Rosbock alle spalle. Vediamo Ezio se riesce a riprendere, sì, a riprendere Ferri. Intanto qua Piero Roma con Nostini che lo prova a stuzzicare. Ti dirò che tra l'altro, per quanto riguarda un'attenzione, ecco, anche Ezio, ai giri veloci, Ezio potrebbe riprenderlo Ferri, sì, vedi ce l'ha avanti, che comunque sì, Ezio, sta lì, è da segnalare Ezio, perché Ezio negli ultimi anni è sempre migliorato, cioè alla fine gira in 15, che comunque insomma, guarda, credo assolutamente, ma Ezio poi probabilmente si è concentrato un po' di più sulla guida, sicuramente la sfida interna con Scanavino l'ha aiutato, no? Anche in questo, per cui da preparatore e team manager. Scanavino si sta togliendo qualche soddisfazione, sì, no? Sì, è andato visto via un poi... attimo la comunicazione per un attimo, ma non fa niente. Dicevi Scanavino si sta togliendo qualche soddisfazione, lo sì, diciamo sì, sempre, Scanavino è in crescita anche lui. Perenne, in crescita sì, perenne. Anche se si è lamentato perché poteva andare meglio, poteva fare meglio, eccetera. Tanto vabbè, sai, quando cominci a prendere il via, no? Sì. Perché vedi che i tempi scendono, poi diventi sempre più esigente. Il gruppo è sempre più sgranato invece lì davanti, Marco Dall'Aglio ormai deve solo gestire, Scagnetti sì, alle sue spalle. E una nota per quanto riguarda le velocità di punta, perché al quarto passaggio Scagnetti velocità massima di 117,445 contro quella di Dall'Aglio 1,117,345 al sesto passaggio. 1,117 realizzato appunto di velocità massima? Di velocità massima, sì, chiaramente velocità nel punto di rilevamento. E Dall'Aglio, pensa un po', ha perso un pochino rispetto al Superman. È stato un sorpasso di Piero Roma su Gian Giacomo. Mamma mia, sì, perché hai visto come l'ha guardato, sì, poi sì. Mamma mia quanto vibra l'onboard di Gian Giacomo. Alessandro, che è agitato. C'è il cupolino che sarà avvitato con lo sputo, tipo. No, mi dispiace che per guardare i tempi mi sono perso, sì, questo di passaggio, sì, peccato, gran passaggio di Roma. E ti dirò anche di più, a parte c'è Nostini alle calcagna proprio, devo dire. Dicevo, sulle velocità massime è da rivedere un attimo il valore, perché mi pare che comunque Dall'Aglio nel punto della speed trap col suo prototipo Moretti fece a luglio 205, ok? Sì, beh, sai, è dove vai a rilevare, no? Per cui non è detto che poi sia in effetti. Insomma, c'è, sta parecchio sotto Nostini a Gian Giacomo, potrebbe. Eccolo, è fatto. Non ci sta. Infatti, eccolo, è passato Nostini, lo vedi? Non ci sta, però è rimasto dietro Gian Giacomo. Potrebbe anche essere un attimo esploso a livello fisico, perché lo ricordiamo sta fermo da tanti più anni, più di 5 anni, sì, credo siano 4 o 5 anni senza che allenamento, non partecipa. È arrivato, si è ributtato dentro così, quindi tanto. Però sta dando del filo da torcia, vediamo un po' Nostini in questo momento ha nel mirino anche Roma, però Roma è un po' lontano, che dici, dubito che riesca non ti pensare. Oh mamma mia, che entrata che gli ha fatto, un'entrata pazzesca gli ha fatto, ci sono rimasto. L'abbiamo chiamato. Evidentemente ha sentito che gli ha dato un po' del poco allenato, guarda un fase po' di doppiaggio anche, non gliene si sta sciogliendo, si sta sciogliendo. Ha fatto un'entrata a Nostini proprio ultimo giro nel frattempo, e questo è il momento della verità. Sandro ha voluto a tutti i costi riprendere la terza posizione. Ma Nostini, non so se è peccato che non l'hanno fatto vedere, perché secondo me Nostini non è passato dal drone. Ma sai, Sandro, comunque, al di là del fatto che abbia della ruggine, comunque ha una bella esperienza, Ferri, soprattutto una grande scaltrezza. È stato passato da Rosbock. Quindi abbiamo perso il momento del sorpasso, mi sa, non c'è stato, non l'abbiamo visto. Ma guarda, Rosbock, ti dirò che sta recuperando alla grande. Tra i super mono sta. Sì. È passato Ezio, quindi sì, ha recuperato ancora una posizione, il piemontese, e si appresta quindi a chiudere alla grande. Guarda un po' che curva decisa Scagnetti, da parte di Scagnetti. Sì, attenzione, molto, molto,
molto rapido, molto veloce. Sì, sì. No, ma tra l'altro ti dirò, mentre viene il momento dell'onboard di porta, ti dirò che Scagnetti ha fissato anche il giro veloce di gara in 1:12.034, almeno fino a questo momento, a meno che proprio sul finire della gara ci sorprenda ancora Marco Dall'Aglio. Ha fatto sa che con 1:12.034 il best lap è proprio per Scagnetti, ma ecco il momento della bandiera a scacchi, dovrebbe essere sempre più vicino. No, manca l'ultimo giro. Un giro, esatto, un giro, final lap, perdonate. L'ultimo giro, Scagnetti si guarda dietro, sono rimasti comunque qui dietro, insomma, sono sgranati, ma alla fine neanche di tanto. Vicino. Beh, esatto. Insomma, saranno a 3 decimi l'uno all'altro. Tutti Marco, molto, vabbè, molto vicini, molto, molto vicini. Ecco Marco ancora, inquadratura tutta per lui, inquadratura per quello che si prepara dietro ad essere vincitore. Si guarda, ma c'è poco da guardare, no? Perché il vantaggio, vabbè, è veramente importante. Le ultime curve. Io credo che si possa quantificare almeno 3-4 secondi di vantaggio di Marco. Beh, dietro se ne sono pure suonate, quindi sì. Chiaro che è chiaro che rallenti. In quel momento, no, quando c'è battaglia, è chiaro che è facile perdere il terreno, no? Rispetto a chi invece può tranquillamente gestire la situazione. Ultime curve proprio per Marco Dall'Aglio, si appresta a cogliere la seconda vittoria del 2020, Marco, e quindi a mettere una seria ipoteca per quanto riguarda il titolo 2020 della categoria leggenda. D'altronde se lo meritano lui e se lo merita soprattutto Domenico Moretti, preparatore di questa moto, curva. Un ST3, motorone dell'ST3, gran telaio. Ed è tempo di vittoria per il buon Marco Dall'Aglio. Bello, bello, bello anche Scagnetti. Alle sue spalle Scagnetti, grande gara anche Piero per Roma. Scagnetti. Gian Giacomo si lamenta e voleva andare forte, ma è andato fortissimo Gian Giacomo, dai. Assolutamente, anche perché alla fine Sandro, ridendo e scherzando, guarda, sale sul podio. Guarda che bella... insomma, ne hanno c'è un po' di gap. Tra il gruppetto inseguitore. Ma lì veramente sai, è vero che un po' ti rallenti, ma è anche vero che volevano tutti andare avanti, per cui hanno fatto letteralmente il voto alle spalle. C'è da dire che comunque dietro Gualandi. E Scanavino erano quelli, Gualandi e Scanavino. Ezio che magari prova a fare una volatella finale, Direi che comunque sì, con Dall'Aglio in testa per quanto riguarda appunto l'assoluta e per quanto riguarda la leggenda. Maiola, Maiola c'ha avuto un problema, però niente, ce la fa a chiudere comunque 14° assoluto. Meno male perché lui ha avuto bisogno di questa gara, no? Perché sappiamo che lui è impegnato per il 2021 nel Manx GP, no? Del Tourist Trophy. Quindi ancora ricordiamo, non è la prima volta che abbiamo un protagonista del Max qui da noi. Già l'anno scorso, un paio d'anni fa se non ricordo male, Bonni venne con l'SC Motor, e quindi altra presenza importante. Terminiamo qui questa griglia, questa gara. Terminiamo qui questa prima gara e quindi a risentirci per gara 2, sempre leggenda e leggera in compagnia del Supermoto. La pompa ancora. Parla, racconta. Niente, c'è un po' di problemi col motore ancora. Praticamente mi entra l'immettatore invece che a 12.5, mi entra già dagli 11, comincio un po' a tagliare. E quindi sono cambiate tutte le marce, tutti i riferimenti, ho fatto un po' fatica. Ho fatto 16.4 ancora, comunque in gara sono contento, vorrei fare un turno in pace. Senza problemi, per vedere cosa succede. Dai, sono partito bene, ce l'ho messa tutta. Bravo Fabio. Grazie, tanti ciao. Tanti particolari tecnici da Fabio Ferri, grazie. Troviamo Massimiliano Porta, soddisfatto o non soddisfatto Massimiliano? Sì. Una buona partenza, buonissima. Infatti mi sono infilato, dopo una buonissima partenza, che praticamente ho passato forse 4 o 5 compagni, il gruppo si è proprio allungato. Poi un paio di sfollate nuovamente mi hanno rallentato. Comunque ho migliorato anche in confronto alla prima, che era quella di luglio, e anche dei giorni passati alle prove. Ma cosa è successo in partenza?
Ma io sono partito benissimo, un paio, forse una supermono si è piantata allo start, quindi io, via, li ho scavalcati un po' tutti, un attimino di tensione, veramente erano due supermono, che comunque hanno una partenza e una percorrenza diversa dalle nostre, quindi per certi versi a volte può essere anche pericoloso, però tutto bene, solo quel momento lì di concitazione e basta. Poi mi dispiace che dopo il traguardo Marco Dall'Aglio è cascato, spero che non abbia problemi né lui né la moto, così può fare anche la gara 2. Certo, certo. Massimiliano, ci vediamo dopo gara 2. Sì. Grazie. Grazie, ciao, a voi. Ciao, ciao. Ciao. Marco Dall'Aglio, cavaliere! Il titolo! Arriva Santa Maddalena! Bravo! Bravo! Mio scuderia Rock Moto. Scuderia Rock Moto. Scuderia Rock Moto. E altro con te? Un applauso di lavoro.